Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con il nostro Buzzi in Moto 3, con il nostro titolo MotoGP 14. Andiamo nel prossimo GP qui in Giappone. Lasciamo sempre tutto così. Sì, ci siamo, iniziamo la gara e vediamo se il nostro Buzzi in queste ultime fasi di campionato riesce a concludere in modo positivo il campionato, magari. A podio, dai, non dico tanto, ma almeno a podio ce la famo? Ce la facciamo? Dai. Quanti altri test Buongiorno c'erano? Uno Vettori. sicuramente verso la fine della stagione che non ci sarà molto utile. Adesso cosa stiamo sviluppando ancora? Il motore è alla seconda. Facciamoci il telaio di nuovo, dai, un altro po' di telaio, così in questo GP tra qualifiche e gara riusciamo a ad arrivare al secondo livello e vediamo se adesso magari il motore che abbiamo un pochino migliorato nell'ultima fase di test ad Aragon è un po' più sportiveggiante per il nostro Buzzi. Attenzione, Buzzi salta addirittura. Che cos'è? Dobbiamo fare delle buone qualifiche anche se poi i primi ci sverniciano, quello è il problema. Però se già partiamo dietro, si fa ancora più difficile, soprattutto perché poi tra spallate, sportellate, testate, crick sulle gengive, abbiamo delle difficoltà con il nostro Buzzi a recuperare. Vai con cattiveria. Va bene. Oppela! Qua è stato un errore di apertura gas un po' troppo in anticipo, quindi con il traction control sul medio ci è partito il posteriore. Partito il posteriore di Buzzi. Non è una bella cosa. Attenzione, anche qui abbiamo avuto piccola derapata. Questa riusciamo a fare la bomba, magari senza tagliare, però tempo non valido, no, non ci piace. Cosa dobbiamo fare? Sbagliato traiettoria, vacca troia. Se no poi ci dovevamo rifare il giro. Addirittura due flashback. Qualifica. Cosa che non lascia ben sperare, eh. Oh, che cazzo. Ogni tanto questo analogico dà dei segni di cedimento, mamma mia. Che cos'è? Siamo un po' per cazzi suoi. Quando troppo e quando niente. Cazzo. Edizione, attenzione, tre flashback in un solo giro di qualifiche. Che cos'è, Buzzi? Facciamo così, ce ne vogliono 15 in gara. Solo per la partenza. Mamma mia. Sta pista mi sa che la vedo male, eh. La vedo molto male per il nostro Buzzi. Curvone. Vai qui l'1-2. E che cos'è? Ma che. No, aspetta, che cazzo fai? Mamma mia, stiamo a fare dei danni. Come pochi. Non ho capito perché. Siamo andati un po' alla cazzo di cane in questo giro, eh. Mamma mia. Ho usato una valanga di flashback, oltre a fare un giro abbastanza di merda, vabbè. Ragazzi, qui al box non vi lamentate, che lo so che qua gli ingegneri che giocano col PC. Si chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. Cazzo Per i sta il risultati che nostro vedete in Buzzi, questo mamma momento mia, non solo ci ultimo. mostrano la Ah, non ci ha posizione, dato ma proprio il anche. tempo, bella cacata. Ma scusate, non. Vabbè. Bene, bene. Porca mignotta. O perché abbiamo usato il flashback o perché c'è stata qualcosa di cui non mi Buongiorno e sono reso benvenuti. conto, non lo so. E vabbè. Dobbiamo fare. Capita di fare delle cagate, noi in questa qualifica ne abbiamo fatte noi un po'. Attenzione, il Buzzi dalla 34esima posizione. Mamma mia, guarda là, una marmaglia di piloti davanti.
anche Sergio Ramos, che dopo essersi ritirato dal Real Madrid è venuto a correre qui in Moto3. Attenzione, attenzione, Buzzi prende una leggerissima scia e si butta al centro. Merda, eccala, questi ti arrotano come se non ci fosse un domani. Mi scusi Loi, mi scusi, non è stato lei. Attenzione, ci riprovano. Vengo anch'io. Vabbè, allora, guardalo là, Buzzi. Mamma mia, Buzzi. Guardate che atleticità. Vabbè, cerchiamo di riprenderci un pochino. Non è vero, non è vero. Mamma mia, Buzzi. Panico, panico del nostro Buzzi. Si mette male. Vabbè, abbiamo recuperato una decina di posizioni, però adesso viene il difficile. Così, prendiamo un po' di erbetta qua. Non mi tampini qui dietro. Faccia finta di niente e poi tocca le chiappe del nostro Buzzi. Non si fa. Che fa? Ci riprova? Dai, Buzzi, mamma mia. Possiamo fare ste figuracce. Quello ci aveva detto. Vabbè che ci aveva dato ottavo posto come obiettivo per le prime gare. Siamo ancora nelle prime gare, però il problema è che adesso siamo 23esimi. Siamo ben lontani dall'obiettivo. Ci avevano dato. Non so se riusciamo a risalire un po' la classifica. Magari. Oppala. Scusate, scusate. Attenzione, Buzzi, mamma mia. Un mix tra MXGP, questo appuntamento con il nostro Buzzi. Tunesimi. Pacchetto sui denti l'abbiamo preso. Pessimo questo GP, eh. Mamma mia. Tonucci, mi scusi. Scusi. Faccia spazio al nostro Buzzi, il nostro giovane Buzzi. Il fiore degli anni. Parte la sua carriera. Alla tenera età di 45 anni. Attenzione. Abbiamo recuperato 14 posizioni, ma non bastano, non bastano. L'obiettivo sarebbe almeno tra i primi 10. Dico proprio di fare sfacelli. Primi 10 ce la potremmo fare. Che dici, Buzzi? Ce la famo? Non sarà facile, ma ce la mette tutta il nostro Buzzi, ce la mette tutta, nonostante una qualifica pessima che ha fatto partire dalla 34esima posizione. Buzzi ci mette sempre il cuore. Oltre che le spallate. Sono dettagli. Vai, Buzzi, andiamo a prendere Bastianini. Panico nella prossima staccata, panico. Così, così, mentre quelli si sportellano un pochino, cerchiamo di inserirci. Attenzione, ho delle difficoltà qui. Attenzione alla ripartenza. Attenzione alla ripartenza. Il nostro Buzzi, Team Avant, quello dove abbiamo esordito il campionato, 17esimi. Non va ancora bene, ma sarà improponibile arrivare tra i primi 10 qua, perché la decima posizione è ben distante da dove siamo noi. Anche se il nostro Buzzi ce la mette tutta, però non è facile, non è facile. Eccala. Esagerato troppo nella staccata, Buzzi. Questa pista proprio non
Però non è male come pista, no? A parte che ho fatto una gara di merda, però Tampini, buon uomo. Ancora azioni, butta fuori con cattiveria. Su Buzzi incrociano le traiettorie, perde un attimino la trazione al posteriore. Buzzi che va così sedicesimi, maledizione. Abbiamo recuperato un bel po' di posizioni, ma non era facile dalla 34esima piazzola. Dai, almeno sti due qua davanti. No, l'abbiamo fatto male. Malissimo. Maledizione, il nostro Buzzi 15esimo. E che cos'è? Che cos'è? Gara tutta da dimenticare questa qui. E va bene, va bene. Qual è il prossimo appuntamento? Rins, Marquez, Miller, che proprio vanno a pressione. Noi siamo a meno 108. Attenzione che è lo Sconflex che è lì. Fenati 80 punti di distanza. Ormai Miller si può dire che abbia vinto il campionato Moto3. E infatti matematicamente campione del mondo Miller di Moto3 alla 15esima gara. Mamma mia, noi invece abbiamo fatto una gara di merda. E Lorenzo che guerriero, attenzione, va bene. È stato di stima per Alcibiade, ma non è vero. La prossima gara dov'è? Vediamo. Phillip Island, poi Sepang, Valencia. Quindi ci mancano tre gare, ragazzi, che andremo a vedere nei prossimi episodi. Poi passeremo alla Moto2. Io, ragazzi, vi ringrazio come sempre per aver seguito questo video. È stata un po' una gara bruttina, non una bella figura per il nostro Buzzi, ma vabbè. Cercheremo di rifarci nelle ultime tre gare. Mi raccomando, come sempre, lasciate un commento, un mi piace. Se potete, condividete i video. Seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale Quel Tale Ale Games. E alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.